Allora, ho eseguito uno, forse gli ultimi lanci della stagione. Siamo nella seconda metà di settembre e praticamente la pesca dorata inizia, diciamo, un po' la sua fase finale. Ora, quest'anno potrebbe essere un anno un po' diverso dagli altri perché ha fatto caldo fino a poche settimane fa, anzi pochi giorni fa. Poi improvvisamente è arrivato l'autunno, le temperature si sono drasticamente abbassate. E io spero che anche l'acqua si sia raffreddata perché quest'anno è stato un anno veramente complicato proprio per l'acqua calda qui sotto. Ho raccolto alcune cozze, non di grossa taglia, ho fatto già una prima pasturazione, adesso ne farò un'altra, però non ne lancerò tante prima perché non ne ho. E poi perché comunque se ci sono orate probabilmente arriveranno, oggi c'è poca gente a pesca, quindi bastano poche cozze per farle avvicinare. Ho sempre la mia solita canna da beach ledgering, porto questa perché ci sono sempre condizioni di vento variabile e con la bolognese sarebbe un problema, nel senso che se arriva vento da terra poi bisogna utilizzare piombi un pochino più pesanti e con la bolognese questo diventa un problema. Le cozze che ho a disposizione non sono di grossa taglia e ne ho spaccate alcune le ho lasciate intere. Quelle intere hanno raggiunto, diciamo, una distanza maggiore, intorno ai 20-25 metri. Quelle aperte ovviamente fanno attrito e cadono a 10-15 metri. Però questo crea, diciamo, una buona situazione di pastura, amplia il raggio d'azione un po' della pesca. Le orate potrebbero sentire il profumo delle cozze aperte, avvicinarsi, mangiare qualcuna di quelle aperte o anche quelle chiuse e poi alla fine arrivare al mio boccone, che è composto da una cozza più grande rispetto a quelle che ho lanciato. Quindi spero appunto che un'orata golosa preferisca quello che io ho innescato rispetto a tutto quello che ho lanciato con la fionda. Allora, questa è la prima dorata della giornata, l'ho presa abbastanza presto, avevo ricevuto un'altra mangiata e praticamente dopo rilanciando ha mangiato subito, quindi probabilmente c'è un branchetto che si è avvicinato. È un pesce che sarà sui 3,5, 4, se non è più 4, forse anche 4,5. E sono contento perché, ripeto, se ci sono così magari la giornata diventa fruttuosa ed era tanto che attendevo un momento come questo. Ora la slamo, la metto nel retino e poi continuo a pescare, magari riesco a prenderne qualcuna più grande. Controllo l'ancoretta perché c'erano quasi tutte e tre le punte attaccate all'orata. Allora, una punta è leggermente piegata, va a fare una cosa che non andrebbe fatta, vale a dire raddrizzarla leggermente con la pinzetta. Eccola qua. Controllo anche se le punte sono ancora cosa, è l'ultimo tratto del terminale. Allora, è semi in ordine, non posso dire che è in ordine perché quando le ancorette, gli ami delle ancorette si piegano, andrebbero poi sostituite le ancorette perché c'è il rischio che poi un grosso pesce possa spezzarle.
Allora, ho fatto i precedenti inneschi un po' a risparmio, usavo una cozza molto piccola perché ne ho poche per estrarre la polpa e poi una cozza un pochino più grande per fare il innesco. Adesso, visto che ho ricevuto due mangiate, una appresso all'altra, voglio ingolosire le orate e faccio già un innesco sostanzioso con la prima cozza. Metto la polpa qui. Poi il bocconcino nella solita cozza. Questo innesco l'ho descritto in tantissimi video, quindi se entrate nel mio canale trovate la playlist mare con tutti i video e con quelli sull'innesco. Oggi sono contento al di là delle catture perché col cambio della temperatura le orate si sono avvicinate e stanno mangiando. Di solito all'ora calda loro arrivano e invece adesso hanno iniziato già a mangiare. Adesso sarà che dovesse intorno alle 10. Questo è un buon segno, vuol dire che i problemi che hanno avuto quest'estate erano solo dovuti all'alta temperatura che rendeva l'acqua estremamente calda e poco ossigenata, quindi le orate si trovavano in una condizione di disagio e si avvicinavano poco. Appena è cambiata la situazione meteorologica, che sono arrivate le prime mareggiate, il primo freddo, ecco qua, iniziano a mangiare. Vediamo, speriamo in una big, questo è il periodo delle big, settembre, spesso regala orate da oltre 1 chilo, oltre 2 chili, quindi sarebbe un bel regalo oggi. Thank you.
Allora, la giornata di pesca finisce qui. Queste tre meraviglie sono arrivate, sono contento perché comunque il periodo era difficile e nulla. Spero che con l'acqua che diventa sempre più fredda qualche pesce più bello possa avvicinarsi. Poi secondo me dai primi di ottobre la situazione cambierà completamente, le orate tenderanno ad allontanarsi e prenderle con la cozza sarà sicuramente più difficile. Se vi è piaciuto il video sono contento se lasciate un mi piace, potete anche iscrivervi al canale per farlo crescere e niente, ci vediamo alla prossima, un saluto a tutti, ciao ciao!